figura tipica di Leonardo Coccorante, il vedutista napoletano di maggiore notorietà ed interesse. Vedutista poi fino a un certo punto, perché non rappresenta vedute reali ma vedute immaginate, quelle che si chiamano, con un termine tecnico, capricci, quindi una veduta, un paesaggio con un'architettura in rovina e un mare, un golfo che può riferirsi alla realtà di Napoli, ma può essere qualunque mare e qualunque golfo. Qui poi vediamo anche un punto d'appoggio architettonico in ombra, in controluce, di un altro edificio, come dei propilei che introducano verso il mare, come un porto, come tutto questo però senza alcun riferimento alla realtà, pura immaginazione, per questo si chiama capriccio. Pittori di capricci sono i pittori del Settecento a Venezia e pittori come Coccorante a Napoli. Grande pittore di capricci è Francesco Guardi. Il capriccio che cos'è? È la definizione di un paesaggio con elementi di fantasia, elementi che possono venire dal mondo antico, quindi una piramide o una rovina greca, e elementi di realtà possibile, quindi un'architettura, una struttura portuale che abbiano qualche riferimento alla realtà, però messi insieme come luoghi che non esistono altro che nell'immaginazione del pittore, quindi nel suo capriccio, un capriccio di rovine, un capriccio di architettura. Questi elementi che sono intuitivi e legati alla bellezza straordinaria di Venezia in Guardi assumono un significato più specifico in un pittore come Coccorante, che parte dal modello di alcuni maestri seicenteschi come Viviano Codazzi, che rappresentano architetture moderne non in rovina. Perché allora in Coccorante si vedono architetture in rovina? E questo è il suo capriccio, quindi vedete qui un'architettura con edere, erbacce, come se fossero edifici abbandonati da tempo, mentre chi guarda un'opera del Codazzi vede un'architettura geometricamente compiuta, simmetrica perfino, perfetta nel dettaglio architettonico. È come se Coccorante avesse deciso di rappresentare in rovina le architetture di Viviano Codazzi. Ma che cosa poteva spingerlo a questo? Io credo che l'elemento di grande interesse che questo pittore ha per gli studiosi della pittura e anche del gusto, della sensibilità del Settecento, è il riferimento alle scoperte archeologiche che venivano fatte proprio in quegli anni a Pestum e comunque nella Magna Grecia. Nel momento in cui Winckelmann riscopre lo spirito greco e quindi vede in quelle pietre, in quei templi, la grandezza della Magna Grecia, i pittori contemporanei a Winckelmann rappresentano quelle stesse rovine applicandole però a edifici moderni. Il capriccio sta in questo, cioè non rappresentare l'archeologia e quindi una rappresentazione realistica dell'architettura antica ritrovata e riscoperta dagli studiosi di quest'epoca, ma invece prendere edifici barocchi, edifici settecenteschi e immaginarli come se avessero subito una violenza, un terremoto, un trauma e fossero in rovina, esattamente come le architetture antiche, le architetture greche. Quindi si tratta di edifici moderni, edifici barocchi immaginati come rovine antiche. Questo è il genere del capriccio, peraltro in uno schema molto semplice, perché non ci sono elementi di composizione, quindi piramidi o lastre o bassorilievi o vasi, così come accade in altri pittori del Settecento, ma c'è in Coccorante una o due architetture di un edificio, di una villa al mare, che sembrano improvvisamente abbandonate. Sono rovine moderne, ma nello stesso spirito delle rovine antiche che gli archeologi venivano riscoprendo negli stessi anni. Allora ecco l'apertura verso il mare, ecco i riferimenti tipici della pittura
di questo momento ha una prospettiva lontanante, quindi ci si appoggia con lo sguardo all'architettura e poi lo sguardo va in profondità verso l'orizzonte marino. Ed ecco anche una architettura così perfettamente riconoscibile, un'architettura nel gusto del Settecento napoletano, improvvisamente abbandonata come luogo romantico quasi di meditazione sulla rovina e sulla fine delle cose umane. Molto spesso Coccorante, in questi prodigi architettonici, dipinti con una pittura estremamente fragrante e con passaggi cromatici che vanno dal giallo all'azzurro, che sono proprio il suo punto cromatico, li si vede perfettamente in questo quadro ben conservato, fra l'altro, che ha soltanto questa parte aggiunta e chi dovesse per avventura possederlo potrebbe eliminare la cornice ottocentesca e riportare il quadro alla sua dimensione originale, togliendo questa parte sovrastante che sembra essere stata pensata o per adattarlo alla cornice o per far respirare meglio il dipinto, che invece funziona benissimo anche senza questa parte superiore. Ma il perfetto stato di conservazione e questi passaggi tipici di Coccorante del colore dei rocchi delle colonne dal giallo all'azzurro sono una sigla inconfondibile del pittore che ha scelto questo genere di veduta proprio come omaggio alla tradizione dei grandi scopritori e dei grandi viaggiatori stranieri che ritrovano lo spirito greco nel meridione. Quando Coccorante, in composizioni più grandi di questa, spettacolari, capricci grandiosi, intendeva rappresentare anche figure umane, ricorreva con frequenza a un figurista, cioè a un'altra personalità pittorica dalla sua, e quindi in molti dipinti si riconoscono figurine che sono di altra mano. Quello che è singolare in questo dipinto è che le poche figure sono certamente di mano del Coccorante, il quale qui le ha indicate proprio come puri tocchi di colore, sono dentro la stessa materia dell'architettura. Queste poche figure che vedete sono realizzate con tocchi di colore molto veloci che vengono poi dissolti nell'atmosfera, vedete le figure che stanno qui in questa parte, ma anche quest'altra in rima, sempre rossa, che sembra immaginata a pandan di quest'altra, e sono materia e colore perfettamente contestuali a quello dell'architettura, a quelli dell'architettura. In questo senso il dipinto ha un'ulteriore ragione di interesse, perché non abbiamo la divisione di competenze fra il pittore di architettura e il pittore di figura, ma in queste figurine appena accennate Coccorante ha espresso anche il suo disinteresse per la figura umana e invece la sua attrazione quasi metafisica, che è l'effetto poi finale che danno queste vedute, per la pura architettura, immaginata come simbolo della umana caducità, della fine di tutto, e quindi come memento mori. Probabilmente c'è anche questo significato simbolico nel capriccio di rovine moderne, così come la vita degli uomini è breve, che ha indotto questo pittore a perseguire con ostinazione questo soggetto e a rappresentarlo in modi variati e sempre a un altissimo livello di qualità pittorica.